Ciao cari amici investitori, come va? Io sono Andrea e bentornati sul canale, dove parliamo di investimenti, finanze e criptovalute. Oggi voglio farvi vedere come scaricare e installare MetaMask, un wallet molto utile da usare soprattutto per la finanza decentralizzata, la DeFi. È stato costruito sulla rete Ethereum, ma possiamo tranquillamente connettere anche le altre reti, come la Binance Smart Chain, Matic, Kronos, eccetera. Poi più avanti nel video vi farò vedere anche questo passaggio. Come sempre, spacca il tasto dei like per l'algoritmo YouTube e per far arrivare a più gente possibile questo video, e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. In descrizione vi lascio il link per poter andare a scaricare MetaMask, che è un'estensione del browser che ci consente di metterci in comunicazione tramite il web con la blockchain, in breve quello che viene chiamato Web 3.0. Supporta tutti i maggiori browser, Chrome, Firefox, Brave ed Edge. Esiste anche una versione per smartphone scaricabile, sia per Android che iOS. Però io consiglio di utilizzare sempre quella del desktop, solo per il semplice fatto che è più facile fare errori con la versione smartphone. Per installarlo andiamo su download, scegliamo il browser su cui scaricarlo. Io in questo caso scelgo Firefox, perché su Chrome ce l'ho già installato, giusto per farvi vedere tutti i passaggi. Molto semplicemente andiamo su download, installa MetaMask per Firefox e dobbiamo soltanto aggiungere l'estensione, aggiungi MetaMask. Ed ecco qua che ci compare il MetaMask installato. Ci aprirà anche la nostra pagina e ci dice benvenuti in MetaMask. Ora quello che dobbiamo fare è andare a creare un nuovo wallet. Abbiamo due possibilità, se siamo nuovi o se abbiamo già una frase seed, che sono composte da 12-24 parole, e queste parole vi consiglio sempre di salvarle su un foglio cartaceo, su un quaderno, dove preferite, ma mai sul PC, perché queste è come se fosse il vostro codice per recuperare il wallet. Quindi se vi dovete perderlo potete dire addio a quel wallet, quindi anche i fondi al suo interno, e soprattutto mai darlo a nessuno. Se è la prima volta che lo facciamo, clicchiamo su iniziamo, crea un nuovo portafoglio. Vedete che ci viene detti tutti i termini e condizioni, acconsento. Semplicemente andiamo a inserire una password. Andiamo a creare la password, accettiamo i termini, crea. Ed eccoci qua, ora ci viene fornita la famosa frase seed che è composta da 12 parole. Stesso MetaMask ci ricorda che serve per fare il backup e ripristino il nostro account, e soprattutto ci ricorda di non dire mai a nessuno la frase. Possiamo andarla a visualizzarla, che è questa qua. Ora ve la faccio vedere, ma perché tanto è un portafoglio di prova, non lo utilizzerò mai. Andremo a copiare queste 12 parole su un foglio cartaceo e lo teneremo lì al sicuro. Facciamo avanti, andiamo a ricopiare nello stesso ordine le parole che abbiamo visto prima. Perfetto, ora abbiamo il nostro wallet creato su MetaMask e ci compare questa schermata. Qua, come vediamo, qua in alto abbiamo il nostro address, cioè il nostro indirizzo da utilizzare per inviare o ricevere criptovalute, per esempio da Binance, Huobi, eccetera. Qui in alto, come vedete, siamo collegati alla rete Ethereum, quindi ERC20, ma possiamo anche cambiare rete per passare ad un'altra, come la Binance Smart Chain, quindi poi saremo su BEP20, eccetera. Andando dove ci sono i tre puntini, possiamo vedere i dettagli del nostro account. Possiamo andare direttamente a vedere il nostro account su Etherscan, quindi a vedere tutte le transazioni. Oppure andando su dettagli account possiamo vedere il nostro indirizzo o esportare la chiave privata, magari ce la siamo dimenticata, non ce la ricordiamo più. Possiamo andargli a cambiare il nome, per esempio adesso lo chiamiamo Andrea, questo wallet. Una cosa poi molto importante che voglio ricordare, essendo un wallet non custode, la password e la frase seed saremo noi responsabili, non verrà mai registrata in un sistema centralizzato. Sotto abbiamo il riepilogo delle monete che abbiamo all'interno di MetaMask. Essendo che siamo su rete Ethereum, vediamo ETH come moneta di base. Eventualmente, se vogliamo spostare sul nostro wallet di MetaMask dei token, possiamo farlo tranquillamente. Però MetaMask non andrà ad aggiungere automaticamente quel token. Dobbiamo noi aggiungere il token. Molto semplicemente, qua sotto andiamo a cliccare Importa token. Andando a cliccare importa token, andremo a cercare quello che ci interessa, quello che abbiamo trasferito magari dal nostro wallet Binance su MetaMask. Facendo un esempio, cerchiamo Uniswap, schiacciamo Uniswap, avanti, importa token,
E come vedete ci compare anche questo token. Io una cosa che vi consiglio di fare per essere sicuri al 100% di non poter sbagliare la criptovaluta da aggiungere è di andare su CoinMarketCap, cercare la criptovaluta che ci interessa aggiungere sul wallet di MetaMask, in questo caso facciamo sempre Uniswap. Come vedete qua, nella cosa dei contracts, Ethereum è l'indirizzo address e qua abbiamo il logo di MetaMask. Semplicemente schiacciando sul logo di MetaMask ci compare aggiungi a MetaMask, ci apre la finestrella, aggiungi token suggerito, fai aggiungi token e automaticamente ci viene aggiunto il token e siamo sicuri al 100% che quello è un token e quindi non è un token magari scam che potrebbero rubarci i soldi. Poi tramite MetaMask, come detto, possiamo inviare, comprare anche dei token o swappare, cioè scambiare Ethereum con altre criptovalute, Uniswap, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa molto importante è che se vogliamo trasferire degli token fuori da MetaMask o scambiarli, quindi swappare dei token con un altro token, dobbiamo avere sempre degli Ethereum caricati per pagare le commissioni di rete. Stessa cosa vale anche per le altre reti. Se usiamo la rete Binance Smart Chain, dobbiamo avere dei token BNB, che sarebbe il loro token nativo. Se usiamo Matic dovremmo avere dei Matic e via dicendo. In alto possiamo andare a vedere il nostro profilo, vediamo il nostro wallet, possiamo andare anche a creare un altro wallet, semplicemente cliccando su Crea Account, scriviamo un altro wallet Andrea 2 e come vedete ci viene caricato un altro wallet con un altro address e infatti qui abbiamo soltanto Ethereum. Se vogliamo ripassare all'altro wallet, andiamo su Andrea e come vedete siamo ripassati all'altro wallet. Magari questo passaggio di creare più address è perché preferiamo che con l'account 1 di usare soltanto per la rete Ethereum, magari per la rete 2 di usare soltanto la Binance Smart Chain. Questo dipende da voi secondo le vostre scelte, poi può essere anche il caso che l'indirizzo 1 lo uso prevalentemente per fare marketing di NFT, l'indirizzo 2 lo uso soltanto per fare lo scambio su PancakeSwap, Binance, queste robe qua. Dipende da voi come lo volete utilizzare. Inoltre possiamo importare un account, possiamo connettere un portafoglio hardware come per esempio il Ledger. Abbiamo poi la parte del supporto e poi le impostazioni. Nelle impostazioni possiamo andare a settare tutte le impostazioni, la moneta di base, USD, euro, eccetera, eccetera. Le impostazioni avanzate, aggiungere i contatti, magari abbiamo degli amici con il loro address, così se andiamo subito a cercare il loro address per fare magari dei trasferimenti, la sicurezza e la privacy, rileva la nostra frase SID, gli avvisi, se vogliamo ricevere degli avvisi, le reti che sono installate, come vedete adesso al momento c'è soltanto la rete Ethereum e poi le reti di test di tutte le altre. E qui possiamo anche aggiungere un'altra rete che magari non è disponibile su MetaMask, ma che utilizziamo, per esempio la Binance Smart Chain. Molto semplicemente cosa possiamo fare? Andare su Google, cercare Binance Smart Chain MetaMask e ci compare il primo link, come connettere la Binance Smart Chain e ci vengono indicati tutte le cose da inserire, come vediamo Network Name Smart Chain. E noi cosa facciamo? Facciamo aggiungi network, nome rete Smart Chain. Poi copiamo l'indirizzo RLCP, copiamo tutti i dati e facciamo salva. Ed ecco qua che adesso noi siamo sulla rete Binance Smart Chain, come ci compare da qua in alto. E infatti l'indirizzo rimane sempre lo stesso, però cambia la rete di utilizzo. Quindi da rete Ethereum siamo passati a rete Binance Smart Chain, quindi una rete diversa. E come vedete il token nativo adesso non è più ETH, ma BNB. Stesso passaggio possiamo farlo con Matic, con Kronos, con tutte le reti che ci servono. Volendo, per andare ad aggiungere anche le reti, possiamo anche andare tranquillamente qua sotto, senza dover passare nelle impostazioni. Semplicemente cliccando aggiungi rete qua, ci ricompare la solita pagina, andremo a inserire sempre i soliti dati e aggiungiamo la nostra rete. Come vedete, l'installazione e i vari passaggi per l'utilizzo di MetaMask è molto semplice. Però prima di concludere volevo farvi vedere anche come interagisce con le piattaforme DeFi, così da vedere effettivamente il suo utilizzo. Per farvi un esempio, proviamo su PancakeSwap, la DeFi di Binance Smart Chain. Adesso passerò su Chrome, così potete vedere il mio wallet, dove avrò anche un po' di BNB, così da poter farvi vedere come interagisce. Come vedete, io ci ho già installate altre reti Matic,
Smart Chain, Kronos, Ethereum, ma perché sono quelle che utilizzo. Di norma, automaticamente l'estensione di MetaMask ci viene chiesto di interagire con la piattaforma, dicendomi se vogliamo connettere il nostro wallet con PancakeSwap. Io in questo caso, essendo già connesso, non me l'ha chiesto, però mettiamo il caso che non eravamo connessi, in questo caso adesso mi sono disconnesso, però se non eravamo connessi, andando semplicemente qua in alto, Connetti Wallet, selezioniamo MetaMask, e automaticamente ci viene connesso su MetaMask. Se poi per il caso eravamo su un'altra rete, visto che PancakeSwap lavora su Binance Smart Chain, se per caso eravamo sulla rete Ethereum e noi eravamo volevamo fare connetterci su MetaMask, come vedete non mi connette per il semplice fatto perché siamo sulla rete sbagliata e mi viene un messaggio. Se vuoi switchare il network per utilizzare PancakeSwap, visto che lavora su Smart Chain, faccio switch network, automaticamente switcha e automaticamente mi si connette. Così siamo sicuri di usare la giusta rete. Ora abbiamo collegato il nostro wallet, possiamo interagire con la piattaforma, possiamo fare le nostre operazioni. Abbiamo anche qui la funzione di swappare i nostri token e ci verrà fatto il calcolo automatico del nostro importo che abbiamo qua dentro al nostro wallet. Possiamo andare anche a fare le farm, possiamo andare a fare anche le pool. Volendo, qui per farvi un esempio, voglio fare la pool di Zoho, devo fare abilita questa pool. Semplicemente schiacciando su abilita ci si apre la nostra finestrella di MetaMask, ci chiederà delle fee di commissione che sono soltanto di 14 centesimi. Confermiamo, automaticamente poi elaborerà la richiesta. Appena sarà abilitato, potremo mettere in staking i nostri cake per andare a guadagnare Zoho gratuitamente con un APR del 63%. Ecco qua, adesso come vedete da abilita è cambiato in stake. Possiamo fare stake e come vedete attualmente non ho cake, ma perché ce l'ho tutto in questa pool. Bene, direi di aver detto tutto sul suo utilizzo. Come vedete è molto semplice nel suo utilizzo. Poi se avete dubbi o domande scrivete nei commenti oppure seguitemi su Telegram. L'unica cosa è di prestare molta attenzione con la finanza decentralizzata, in quanto è molto più rischiosa rispetto alla finanza centralizzata, però abbiamo anche ritorni maggiori. Bene, spacca sempre il tasto dei like, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video. Un buon investimento a tutti. Ciao!